Bella pescatori! Ultimamente su YouTube non faccio altro che trovare dei video di youtuber famosi o di persone che comunque hanno avuto un discreto successo nelle loro attività che parlano di uscire dalla propria comfort zone. Quindi mi sono chiesto, qual è la mia comfort zone? Beh, se parliamo di trota lago, ovviamente la mia comfort zone, lo sapete benissimo, è la pesca mosca. Quindi, che tecnica avrei potuto provare per uscire dalla mia comfort zone? Ovviamente il trutare. Già, il trutare. Una tecnica che di base si presenta molto divertente, si presenta molto veloce e molto dinamica, per cui perché no? E dove iniziare a praticare il trutare? Ho deciso di iniziare a praticare il trutare in un laghetto appositamente creato per pescare a trutare. Quindi sono andato all'inaugurazione del Pesca Più Lake. Vi lascio qua sotto tutte le informazioni riguardanti questo lago, che è un lago, una struttura meravigliosa, gestita stra super bene e che ovviamente prende il nome dal negozio Pesca Più. Trovate qua sotto in descrizione anche il sito del negozio che avete già visto nell'ultimo video e vi lascio anche questo codice sconto, questo qua sotto. Questo codice vi permetterà di avere uno sconto del 10% su una spesa minima di 39 euro. Ora non mi resta altro che farvi vedere com'è andata la mia prima vera volta a trutare. Io non so bene perché, ma tutte le volte che vengo in Umbria, più o meno la mattina la condizione è questa. Vediamo che ne esce. L'ambiente è molto propositivo. Il lago sembra veramente bello, è pieno di attività, trote che bollano dappertutto. E speriamo che qualcosa almeno riesca a tirar fuori. E vediamo se trovo qualcuno che mi fa la mentore stamattina. Buongiorno! Madonna quanto sei gialli stamattina, mai e prepotenti proprio. Vi giuro, ero su in cima lassù, non vedevo il capanno, vedevo le maglie già. Ciao! Così. Pronti? Comunque piacere, Elia. Bella Elia. Ho scritto anche qualche volta su Instagram. E io ti ho risposto. Infatti sì. Grande. In faccia proprio. Cioè, guarda che roba! Guarda che roba! È allucinante. Ciao. Grazie mille. Dopo me agito se più il caffè. Sì. Oh, guarda, vedi i Pro Fisher? Sono quelli che te preparano il releaser. Magnetico, ovviamente. Grazie. Sei riuscito da su questa strada? Io metto vicino a qua. Ah, non ho visto la roba, so già che... Proprio in giù, no, io però questo non voglio. Ho deciso che oggi i miei Pro Fisher saranno loro. Chi mi seguirà per insegnarmi sarete voi. Quindi... Ah sì, io sono venuto qua, cioè pesco ma... No, no, te peschi e mi aiuti. Cioè, okay, siete messi sull'unica parte dove c'è. Che infangato, esatto. Ma perché cioè, noi perché volevamo un proprio. Perché i pescatori perché senza infangano non sono pescatori. No, vabbè, cioè. Questa parte. Cosa non è giusta. Considerate che di qui 50 metri sopra e sotto c'è il mio, A portata de schioppo, ha detto. Oggi ti basta, lui due, c'è anche proprio. Eccola. E si comincia. Così. A freddo. Anche lui è iniziato già. Oh. E per la prima volta userò il releaser. Quindi. Adesso allungo. Guarda che figura barbina, guarda. Anche più corto il filo qua tenere. Ok, andata. Meglio. Com'è il movimento? La canna in avanti e il releaser all'indietro. Canna in avanti e il releaser all'indietro. Cioè, ma tu te rendi conto? Guarda questa pure, no! No! Ah sì? Aia. 09, guarda lì, arrivo. Eccola. Ma senti, l'ho trovato io da Ancona. Oh, 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 Puccini. Me la guadini, per favore.
Bella. Bella. Aspetta, aspetta. Sì. Bella poi. No, 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 aspetta. Ti faccio tribolare. Bella, ragazzi. Mamma mia, sei bella. Non è finita, è andata. Bene, 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 che almeno le chiappata tu. Però dai, vale. Bella, 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 bella. Era bellissima, era overkill sicuro questa. Mamma mia, spettacolo. Era bella, era veramente bellissima, colori bellissimi. Era un bel pesce, sì. Attacco. Attacco, guarda che roba. Guarda, oh. Devo allentare un po' la frizione. Quanta rabbia. Lo dico sempre. No, non è andata. Guarda che roba. Io e Releaser non andiamo molto d'accordo. Ah, ma anche io la prima volta l'utilizzo. Guarda, guarda, non si slama proprio questa. Oh. Mannaggia te. Oh, attenzione. Omaggio di oggi. Omaggio di oggi. Attenzione. Due ondulanti e buono da Fastellini Pneumatici, sponsor di oggi. E dove è Mr. Fastellini? Veniva oggi? Sta arrivando. Perfetto, dopo lo... Vai, vai. L'orghe. Fantastico, quindi c'è, vedete, anche omaggio della giornata, due ondulanti che proverò dopo, assolutamente. Grandissimo. Pronto, guardalo, guardalo, guardalo. A tutta. L'ho imparato un po' troppo bene. Io guarda, io non lo so, guarda. Sei una persona orribile. A insegnare così, sì, guarda. Sì, veramente. Sentire palati. Tra l'altro, il provinciale lo dovrò fare anche contro di lui, capito? Quindi è questa l'ho ripresa tutta. Tutta proprio. Botta ignorantissima. È la prima volta che pesco a Trutaria con soddisfazione. Cioè, la prima volta che pesco a Trutaria come Cristo comanda, in realtà. Spostiamoci vicino al Dona, che lo becca. E te zitto, non di niente. E dato che il maledetto qua sta pescando lungo sponda e ne sta pigliando a vagonate, sta fa una lancio il Dona. Ecco, guarda, 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 guarda Lezzo, guarda Lezzo. Adesso mi sposto anch'io. E eccolo, 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 va, in diretta proprio. Là dove c'è la macchia. Grazie Dona, lei è molto umano. Guarda, guarda che roba, guarda che roba. Chi ho preso? Nessuno, eccola. Guarda che piega. Come piega. Poi una trutella piccolina. Vediamo se ho imparato. Fortuna che facevo il pugile con 3G. Come ti chiami? Pappo. Tu sei pugile. Hai visto che schivata, mamma mia. Oh. Oh, questo è ignorante. No. Oh, ma qui è una carneficina, guarda che roba. Divertentissimo. Ma mangiato. No, tutto. Ui! Pensa che io abito. Eccola. Questo non so cos'è. Basso. Oh,
Raga, è indiavolata. Indiavolata. Sono i figli di Satana. I figli del demonio. Grande, che rilascio morbido. È stato bellissimo. Sempre là a dirmi tutto quello. È come il padre dei Tiger Woods, tipo di Hamilton, sempre negativi, no? Così ti spingono a... Esatto. Esattamente. Guarda, pure io ho imparato. La vedo la prossima, Sta cannetta è fantastica. Mi piace veramente, veramente tanto. Le aspettative erano alte, ma so decisamente funzionare. Oh! Anzi. Ho imparato! No, non è vero! Ti giuro, ho pensato! L'ho slamata! Ma perché alcune volte lo prendi talmente bene? Tipo adesso, ti sembra che le slami invece ne sono. Ho imparato anche no! Madonna, che botta! Vedo, c'è il branco davanti. Oh, guarda, tre in canna. Tre con tre in canna, fantastico. Oh, questa è bella. A posto. Meglio ancora. Oh. Non so se è bella, ma tira. Non è una Puccini. Quelle le riconosco subito. Questa? Questa pulita. Questa non lo so, guarda. Com'è uscita questa? Com'è uscita questa? Non lo so. Oh, sotto i piedi? Sotto i piedi? Guardalo. Che devo portare indietro la canna per far il video, capito? Oh, fra. Ma a te ci hai pensato, perché sapevo che piava, non è che capirai. Porca troia. Vai piano. Guarda che carino filo. Guarda, tocca fare pure il caddy oggi, guarda. Guarda che mi tocca fare pure il caddy al Pro Fisher qui. Vuole fare da solo o posso esserle di qualche aiuto? Oh, bella. Bella la ragazza. Madonna. Ciabattella, che ciabatta hai preso?
No, bella, no. Lei. Bravo, ragazzo. Bravo. Complimenti. Dai, la rilascio. La rilascio io? Dai, la ringrazio, dottor Franzulli. Ah, no, ma mi sa che io butto. Sì. Il volto, il testo, fa 100 metri, tra 90 metri, tutto il testo, tra mezzo e mezzo, e che se no, e poi dopo mezzo al testo, e di qua. No, io vedo una fila di figli. Ya, la professionista, oh! Strani. Avverso niente. Però ci saremo a 85? A te sicuro. Lo lancio. Per oggi basta. È anche un lancio quasi decente. Ultimo lancio è e voilà. È stata una mattinata davvero davvero divertente, prima pescata a Trutaria per me nella storia. Ci ho avuto il coach, aspetta lì, ecco, c'è il pro fisher. Lago fantastico, pieno foderato di pesce, abbiamo pescato tutti e tanta roba, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi aspettiamo qua al lago, assolutamente venite a trovarci qua al lago. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto ricordate che senpai si diverte. Si diverta. Bella!